Partiamo dal risultato finale, un 2-1 risperato fino all'ultimo minuto, poi è arrivato la liberazione e questa qualificazione per i playoff. Siamo tutti contenti, era l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Noi come giocatori e staff e soprattutto la società ci richiedeva questo. Non volevamo fare assolutamente un campionato anonimo, ce lo siamo detti da gennaio, da quando è iniziato il girone di ritorno, perché fare un campionato anonimo non piace a nessuno, per lo più in una piazza come Brindisi che è giustamente esigente. Quindi col sacrificio di tutti, partendo dai miei compagni di squadra, dallo staff tecnico, dalla società che non ha mai mollato anche i momenti in cui sembrava dovesse cedere il passo per motivi extracalcistici, quindi è il giusto premio a tanti sacrifici da parte di tutti, compreso anche dei tifosi che ci sono tornati a tifare. Questo per noi è importante. Anche oggi, nonostante stessimo perdendo, c'è stato forse qualche fischio, ma giusto, ma poi ci hanno incitato nel pareggiare e addirittura nel vincere, quindi è la vittoria di tutti, la qualificazione playoff è merito di tutti. Domenica, dopo quella sconfitta, è stata dura da digerire, però nello stesso tempo abbiamo fatto 10 risultati consecutivi, quindi uno stop ci poteva, anche se non ci deve stare, ci può anche stare. Siamo felicissimi di aver raggiunto l'obiettivo che abbiamo sempre detto, che ben pochi ci credevano, quello di andare a rifare i playoff come primo anno. La società, che è giovanissima, aveva preso questo impegno, in particolare l'avevo preso io, lo sapete bene, io ho sempre detto noi andiamo a fare i playoff. Ringraziando il cielo ci siamo arrivati. Onestamente non pensavo di doverli raggiungere gli ultimi 3-4 minuti. È stato veramente un campionato molto sentito, molto equilibrato. Noi ci abbiamo molto, io personalmente ho tanto rammarico perché abbiamo lasciato dei punti, molti punti, non per colpa dei giocatori, non per colpa del campo, anche la società ha perso dei punti e questo è un peccato, perché forse oggi potevamo anche festeggiare diversamente, però ci va bene così, stiamo mettendo le basi per un futuro migliore, io mi auguro un futuro prossimo. Noi dobbiamo andare in Serie C, perché altrimenti qui i brindisini stanno sempre arrabbiati e mi sono stancato. Quindi noi puntiamo alla C, noi puntiamo al ripescaggio. Certamente, io lo dico anche a tutti quanti, vogliamo il contributo morale ed economico dalla provincia, dal comune, perché non è giusto che quest'anno l'abbiamo affrontato noi, perché il comune, sapete benissimo, attualmente non esiste. La provincia penso è dedita alla pallacanestro, quindi è un momento un pochettino che tutti gli sport devono essere trattati alla stessa maniera. In genere il calcio è sempre stato il privilegiato. Mi sono reso conto che a Brindisi questo non avviene. Mi auguro che ci sia un ripensamento, ciò al di là della campagna elettorale. Presidente, cosa dirà ai giocatori in questa settimana? Niente, che devono buttare tutto il sangue che hanno, il sudore. La prima maglia che vedo asciutta me la mangerò viva, ma questo poi è un compito dei tecnici, che sicuramente sono già entusiasti, sanno che hanno raggiunto un grosso obiettivo. È una squadra giovane, una squadra che sapete benissimo abbiamo formato a Natale, quindi hanno fatto la loro parte i ragazzi, quindi meritano sicuramente la nostra riconoscenza. E io ho detto anche che mi superassero Sarno e giustamente meritano un premio. Volevano il premio oggi? No, il playoff era il punto che noi volevamo arrivare. Adesso da ora in poi diventano un premio per tutti e quindi ce la battiamo tutti quanti.